Benvenuti, benvenuti in questo mio nuovo video. Prima di iniziare, una raccomandazione e una novità. Raccomandazione, classica, quella solita, iscrizioni, mi raccomando, campanellina attiva, like, commenti e iscrizione anche al bar dei tifosi channel, il link giù nelle descrizioni. Qual è la novità? La novità è che per festeggiare, diciamo così, il raggiungimento dei 1000 iscritti, ampiamente superato, quindi continuiamo insomma su quell'andazzo. Avevo pensato, stavo studiando e praticamente mettendo un po' giù le regole per una challenge barra concorso, chiamatela come volete, a premi, quindi ci sarà una maglietta e magari anche dei buoni Amazon, ancora sto un po' studiando la formula, come premi, e sarà totalmente gratuita la partecipazione. L'unica ovviamente condizione sine qua non è che siate iscritti al mio canale, quindi chi si è già iscritto e chi si iscriverà nel frattempo. Quindi mi raccomando, campanella attiva per poter essere, rimanere aggiornati e quindi sapere quando questo concorso sarà in palio, perché dovrebbe essere praticamente sviluppato su 3 giornate. Adesso vi lascio ai contenuti. Si è appena conclusa la partita Juve-Sassuolo e ci ha visti sconfitti contro una squadra che sostanzialmente non ha fatto nient'altro che 2 o 3 tiri, o perlomeno ha avuto sì e no 2 o 3 occasioni e non di più. Noi praticamente abbiamo fatto, costruito tante diverse occasioni da gol, poi un po' la sfortuna, quindi quel salvataggio sulla linea, il palo, Consigli che è stato super in 2 o 3 occasioni, però alla fine nel calcio conta chi la butta dentro. E quindi il Sassuolo praticamente espugna Torino, così come è successo con l'Empoli, anche se lì era una situazione ben diversa, anche qui praticamente Torino è stata, diciamo, magnanima con i nostri avversari. Purtroppo abbiamo sì costruito, però poi alla fine, cioè, facciamo troppa, tanta fatica, perché secondo me non veniamo supportati dai centrocampisti, perché poi alla fine dei conti, cioè, i tiri li fai, arrivi sulla tre quarti, cerchi di costruire, però poi a supporto praticamente non viene quasi nessuno. Tra l'altro abbiamo visto che in diverse occasioni i cross in area, e c'era magari al massimo uno, massimo due dei nostri, non c'era più nessun altro. Inevitabilmente dopo il pareggio con McKennie abbiamo cercato, insomma, un po' di buttarci in avanti per cercare il vantaggio, all'ultimissimo minuto praticamente ci siamo fatti imbucare da un passaggio, da un cross, da un filtrante da parte del Sassuolo, che alla fine inevitabilmente si è trovato lì, insomma, davanti Perin, e l'ha bucato. Alla fine dei conti sarebbe stato già un pareggio, diciamo, non proprio meritatissimo da parte del Sassuolo, figuriamoci eventualmente 3 punti, perché tutto sommato il Sassuolo ha fatto qualcosina, sì, ma solo nel primo tempo, poi alla fine dei conti, cioè, non ha meritato sostanzialmente il vantaggio, ha praticamente cercato di gestire la gara finché la buona sorte, finché insomma ha potuto, anche a livello fisico, però insomma tutto sommato, insomma, la partita l'ha fatta la Juve, ma come dice il buon Max Pezzali, è la dura legge del gol, non perché noi abbiamo fatto chissà quale gioco, ma perché comunque avevamo costruito di più. È uno schiaffo, questo qua è innegabile che fa male, è uno schiaffo che comunque dovrebbe far riflettere, perché alla fine dei conti, centrocampo, come dicevamo, a parte Arthur che l'ho visto bene, perlomeno è entrato, insomma, subito nei giri. Il resto, insomma, è un po' da rivedere. Lo stesso Locatelli contro la sua ex, non mi sembra che abbia fatto una grande partita. McKennie, sì, il gol, però, insomma, cioè non ha brillato più di tanto. Morata, non lo so, io penso stia avendo un'involuzione anche preoccupante. Morata comincia bene, però poi, insomma, durante la partita tende a quasi scomparire, tende a perdere palloni, un po' perché, come ho detto in altri video, gioca troppo fuori l'area, secondo me, per un uno come lui, che dovrebbe essere praticamente quasi fisso in area, anche perché in effetti i palloni non è che ne arrivino molto. Però
Dybala ha fatto una buona partita, secondo me, insomma, quindi almeno lui, insomma, lo stiamo recuperando. Però, cioè, queste partite, come ha detto Allegri, vanno vinte. Queste partite vanno vinte. Se quella con l'Inter andava bene anche il pareggio, diciamo così, questa andava vinta, assolutamente. Abbiamo purtroppo già perso troppi punti, almeno, insomma, nella prima parte della stagione. Ora, insomma, serve recuperare. Purtroppo non possiamo più permetterci il lusso di perdere altro terreno. Adesso vediamo cosa succede con le altre partite e speriamo che comunque, insomma, cioè questo ci serva da lezione, se non altro. Detto questo, io ho concluso, vi saluto al prossimo video e fino alla fine. Forza, Juve!